Buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con il 56 Live. Oggi in apertura subito ci occupiamo di questo secondo atto dell'inchiesta su Mafia Capitale, nuova ondata d'arresti dopo mesi in cui le indiscrezioni, le voci si erano rincorse. Alla fine questa lenzuolata, si potrebbe dire usando un termine bersaniano, utilizzato però per la verità per tutte altre questioni di ordinanze di custodia cautelare 44. Quelle eseguite oggi ci sono importanti esponenti politici, in particolare della politica romana, tutti personaggi già lambiti dall'indagine, dall'inchiesta Mafia Capitale, ad esempio il capogruppo, l'ex capogruppo alla Regione Lazio del PDL Luca Gramazio, ma poi venendo invece nell'Assemblea Capitolina, l'ex presidente della stessa Assemblea, ci sono gli ex assessori, l'ex assessore Ozimo, insomma. Per conoscere bene tutti i nomi, quali sono gli elementi di questa nuova ondata, subito il servizio d'apertura, poi ne parliamo con i nostri ospiti. Una nuova ondata di arresti che scuote ancora il mondo politico nel secondo capitolo dell'inchiesta Mondo di Mezzo su Mafia Capitale, condotta dalla Procura di Roma e dai Carabinieri del ROS. 44 gli arresti in Sicilia, Lazio e Abruzzo per associazione a delinquere ed altri reati, 21 gli indagati a piede libero. Sullo sfondo il business legato ai flussi migratori e alla gestione dei campi di accoglienza per migranti. Tra gli arrestati ci sono anche l'ex presidente del Consiglio Comunale di Roma, Mirko Coratti, e Luca Gramazio, accusato di partecipazione all'associazione mafiosa capeggiata da Carminati, che avrebbe favorito sfruttando la sua carica politica, prima di capogruppo PDL al Consiglio di Roma Capitale, ed in seguito quale capogruppo PDL, poi Forza Italia, presso il Consiglio regionale del Lazio. In manette anche l'ex assessore alla Casa del Campidoglio Daniele Ozimo e Angelo Scozzafava, ex assessore comunale a Roma delle politiche sociali. I ROS hanno arrestato anche i consiglieri comunali Giordano Tredicine, Massimo Caprari e l'ex presidente del decimo municipio di Ostia, Andrea Tassone. I provvedimenti hanno riguardato anche alti dirigenti della Regione Lazio, come Daniele Magrini, nella veste di responsabile del Dipartimento Politiche Sociali. Arrestati anche Mario Cola, dipendente del Dipartimento Patrimonio del Campidoglio, e Franco Figurelli, che lavorava presso la segreteria di Mirko Coratti. Infine posto ai domiciliari il costruttore Daniele Pulcini. Delle perquisizioni nell'ambito di Mafia Capitale, una riguarda la cooperativa La Cascina, vicina al mondo cattolico, che gestisce tra l'altro il CARA di Mineo in Sicilia. La perquisizione rientra nel quadro degli accertamenti sulla gestione degli appalti per i rifugiati. Il blitz dei carabinieri è scattato all'alba nelle province di Roma, Rieti, Frosinone, L'Aquila, Catania ed Enna. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Roma vengono ipotizzati a vario titolo i reati di associazione di tipo mafioso, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori ed altro. I provvedimenti riguardano gli sviluppi delle indagini condotte da ROS nei confronti di Mafia Capitale, il gruppo mafioso riconducibile a Massimo Carminati, ora in carcere. Secondo gli investigatori, gli accertamenti successivi a quella tornata di arresti hanno confermato l'esistenza di una struttura mafiosa operante nella capitale, cerniera tra ambiti criminali ed esponenti degli ambienti politici, amministrativi ed imprenditoriali locali. E c'è chi è convinto che non sia finita qui, che siamo ancora alle prime fasi di questa indagine. Lo capiremo ovviamente solo con il tempo e con i mesi, però le ricadute politiche già ci sono. Ne parliamo con due ospiti. Ringrazio e saluto Marcello De Vito, Movimento 5 Stelle nell'Assemblea Capitolina. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Grazie e bentornato. Un bentornato anche a Paolo Cento, Sinistra Ecologia e Libertà. Buonasera a tutti. Primo Non è commento. una bella sera, ma insomma, buonasera, perché il clima a Roma è pesante, però è una buona sera per la legalità. De Vito, che ha partecipato a una conferenza stampa alla Camera anche con gli esponenti nazionali del Movimento 5 Stelle, lascio a lei il primo commento a questa giornata. Beh, grande indignazione, ma nessuna sorpresa. Diciamo che erano fatti che potevano essere già immaginati dal 3 dicembre, e pertanto la richiesta che abbiamo fatto oggi è ferma, è la stessa e coerente a quello che abbiamo fatto il 3 dicembre, Le cioè dimissioni di Marino. dimissioni immediate del sindaco Marino, e questo perché, oltre che un coinvolgimento della precedente maggioranza, che c'è comunque in capo al sindaco Alemanno, c'è un evidente
coinvolgimento anche dell'attuale maggioranza, che ne dica il commissario Orfini o il commissario Esposito, lo stesso sindaco Marino, ma come abbiamo visto nel servizio c'è un forte coinvolgimento, ci sono stati degli arresti anche di esponenti di spicco del PD romano, il presidente dell'Aula, l'ex assessore Ozimo, l'ex presidente dell'Aula, il presidente della commissione patrimonio, un presidente di un gruppo di maggioranza, il presidente del municipio decimo, che era stato definito il miglior presidente municipale, quindi insomma, benché non vi sia una responsabilità del sindaco Marino, c'è sicuramente una responsabilità una sua responsabilità politica, ne deve prendere atto. L'unico gruppo che non è coinvolto, come sempre, è il Movimento 5 Stelle, questo perché applichiamo le nostre regole, che sono semplici, vale a dire liste pulite. Gli altri lo dicono ma poi non lo fanno, come attesta questa indagine di Mafia Capitale, ma come è stato anche dimostrato dalle recenti elezioni amministrative, mi consente di dire questo. E quindi una forte responsabilità politica di questa maggioranza, dell'attuale sindaco, ne deve prendere atto, non ci sono le condizioni per andare avanti. Oggi mancava il numero legale, insomma, tra un po' veramente non avranno il numero, non l'hanno mai garantito, però oggi non era materialmente possibile farlo, ci è mancato poco, quindi ci sembra veramente che non vi siano le condizioni per andare avanti. È inutile che continuino pervicacemente a portare avanti una consigliatura che è finita. Certo. Ma tanto anche Sinistra Ecologia e Libertà, voglio dire, è bella pulita nonostante le indagini. È vero, è vero. Voglio dire, ma questo dispiace quando tocca fare la corsa a dire chi è pulito in un contesto in cui prevale la, diciamo, la sporcizia dal punto di vista del rapporto tra politica. Mi riferivo a due schieramenti, amministrazione. No, lo dico perché è bene di questi tempi riaffermarlo, perché niente è scontato e quindi bisogna dirlo. Ma io credo che c'è un punto. Il sindaco Marino, non c'è dubbio che è un sindaco che in questi mesi ha avuto l'abilità, la capacità, a volte definito anche come marziano, di rompere e di non essere invischiato nelle cricche di potere che ci sono in questa città, che condizionano questa città, come dimostrano le inchieste su Mafia Capitale, anche con metodi illegali. Detto questo, però, al sindaco è chiesto anche una valutazione più complessiva, cioè non è solo il problema della tua onestà o di quanto sei estraneo alle cricche di potere. È evidente che l'attuale partito di maggioranza relativa dentro la coalizione che governa la città si porta sulle spalle degli arresti, che sono arresti pesanti, e il fatto che gran parte degli atti contestati siano stati compiuti nella legislatura precedente ovviamente cambia la lettura politica apicale che c'era tra Alemanno e questi fatti, ma non cambia il fatto che il Partito Democratico è fino in fondo dentro a questa vicenda di Mafia Capitale e degli arresti. Basta al sindaco dire che lui è onesto? Io credo di no. Io credo di no, che il sindaco non si può limitare a dire questo. Tra poco, e quindi il tema su, se ci sono le condizioni per andare avanti, è un tema all'ordine del giorno. Ma è un tema anche per Sinistra Ecologia e Libertà, sì, che in questo momento è in maggioranza. Assolutamente sì, ovviamente senza accelerazioni, però io credo che la questione è tutta squadernata. Questo comune è in grado, con l'attuale composizione del Consiglio Comunale, con il coinvolgimento dei suoi livelli amministrativi, di garantire un governo efficace della città? Questa è una domanda a cui la risposta non può essere scontata solo perché il sindaco è una persona onesta, e noi siamo pronti a sottoscrivere che è una persona onesta. La domanda è politica e amministrativa, e io credo che la riflessione va aperta. SEL l'aprirà aperta in queste ore, e farà questa verifica anche nella città nei prossimi giorni, però è evidente che un punto c'è, non è che possiamo far finta che non è accaduto niente. Ricordo, io mi trovavo nel Consiglio Provinciale di Roma quando scoppiò Tangentopoli, e allora il Consiglio Comunale di Roma e anche la provincia balbettarono e si sciolsero per molto meno, quindi è evidente che la questione c'è. Ce lo sentiamo però il sindaco, la sua reazione oggi ai cronisti che lo hanno incrociato, tra cui il nostro Armando Fioretti.
molto molto soddisfatto dell'azione del procuratore Pignatone. Mi sembra che la linea amministrativa che abbiamo assunto in questi ormai quasi 2 anni di governo stia dimostrando che veramente, come avevo promesso in campagna elettorale, stiamo cambiando tutto. Una politica antica, non solo nei metodi ma purtroppo nei contenuti e in alcuni casi anche gravemente colpevole, è stata allontanata da me con l'azione amministrativa e alcuni personaggi sono stati arrestati in passato, altri oggi. Spetta alla magistratura definire quali sono le loro colpe, se ne hanno. Io certamente sono soddisfatto del grande cambiamento della legalità contabile che abbiamo portato nella nostra capitale. È un passo avanti importante non solo per le romane e i romani, ma per il paese. Ricordo che siamo la prima città metropolitana che quest'anno nel 2015 ha votato un bilancio rispetto a un passato, quello della giunta Alemanno, che ci aveva lasciati addirittura senza bilancio, non in un piccolo paese di una piccola provincia che sarebbe lo stesso grave, ma nella capitale di un paese del G8. È cambiato tutto. Io non ho nessun giudizio da dare, perché non spetta a me commentare il lavoro della Procura e della magistratura. La magistratura deve fare il suo corso e certamente se verranno individuati delle colpe e verranno puniti dei colpevoli, questo io lo vedo estremamente positivo. L'esponente del PD però non si sente ferito di tutti questi arresti che hanno riguardato diversi esponenti del suo partito? Ma io non ho nessun commento. Il PD è il popolo del PD, il popolo delle persone per bene, il popolo che mi ha eletto, il popolo che mi sostiene e che in questa città sta comprendendo quale conflitto epocale stiamo conducendo. Abbiamo eliminato monopoli che esistevano da 50 anni, abbiamo introdotto atti amministrativi che hanno impedito e impediranno gare senza trasparenza. Ogni singolo euro delle romane e dei romani viene speso adesso, grazie anche agli interventi determinanti dell'assessore Sabella, con strumenti di evidenza pubblica. Mi sembra veramente un cambiamento epocale. Io sono felice di questa incisione, di questo ascesso fatto come un bisturi sapiente usato dal procuratore Pignatone. Sì, lei, dopo queste notizie che escono, parla di vecchia politica, ma ci sono anche personaggi della sua giunta, non ritiene? No, non c'è nessun, lei è mal informato, non c'è nessun personaggio della mia giunta. C'è l'ex presidente del Consiglio. Appunto, lei ha detto ex. Posso andare oppure... Buona giornata, buon lavoro e continuiamo in questo modo. Grazie. Insomma, mi sembra chiaro il messaggio che vuole dare Marino. Se in questo momento io come sindaco, la mia giunta, facessi un passo indietro, verrebbe meno anche l'argine che abbiamo cercato di porre a questi tentativi che sono andati avanti per anni. De Vito. Beh, mi sembra un po' una dichiarazione veramente da Alice nel Paese delle Meraviglie, quando dice, insomma, il popolo delle persone per bene, il Partito Democratico. Peraltro un assessore indagato ci sta, un ex assessore, che è Ozimo, però insomma è stato assessore della Giunta Marino. Ma mi voglio confrontare con la dichiarazione che ha fatto il sindaco, anche guardi al netto dell'indagine Mafia Capitale, visto che il sindaco ha detto siamo stati capaci di approvare dei buoni bilanci, quindi siamo stati dei bravi amministratori. Ecco, lo dico qui. Lui ha detto abbiamo approvato un bilancio, prima non si facevano, sì, si andava avanti in dodicesimi. Sì, lo evidenzieremo comunque nei prossimi giorni. Ma nel bilancio questa giunta sta creando un autentico disastro, visto che è un buco che loro chiamano già su una delibera disavanzo tecnico da 853 milioni. Cioè, lo dico ai cittadini, questa giunta ha messo nei bilanci dei crediti non riscossi e che ben sapeva che non sarebbero stati riscossi, visto che storicamente non sono stati riscossi.
riscossi, ad esempio una quota degli affitti, una quota di Tarso e via discorrendo, e ha creato un buco che ora entro il 15 giugno dovrà coprire di 853 milioni, cifra che affermo con assoluta certezza e che nei prossimi giorni dettaglieremo, e che dovrà coprire con una manovra trentennale, quindi mettendo 30 milioni di tasse o tagli in più sui cittadini romani, che sono quelli che già pagano le tasse più alte d'Italia, tra cui l'IRPEF allo 0,9% per coprire i buchi che lasciò l'allora sindaco Veltroni di 12,3 miliardi, che i nostri figli pagheranno fino al 2050 la gestione commissariale. Quindi mi chiedo veramente con quale coraggio, anche al netto dell'indagine Mafia Capitale, voglio anche togliergliela questa, affermi siamo stati dei bravi amministratori, abbiamo approvato dei bilanci validi. Ecco, ora entro il 15 giugno dovranno coprire quello che loro chiamano disavanzo tecnico, io lo chiamo più semplicemente buco o voragine, di 853 milioni, impegnando dei soldi che non sarebbero dovuti essere impegnati sui bilanci di Roma Capitale. E questo è un fatto sicuramente del quale si sta parlando poco, che certamente creerà dei problemi. Forse, mi corregga se sbaglio, però questi 853 milioni sono crediti non esigibili, accumulati in anni, in decenni, ma fino al 1 gennaio 2015, quindi c'è un anno e mezzo di gestione Marino, ed è la differenza fra residui attivi e passivi. Il Comune questo avrebbe dovuto ben prevederlo, perché analizzando le serie storiche dei bilanci degli ultimi 5 anni si poteva ben presumere che questi crediti non sarebbero entrati, invece sono state delle somme che sono state poste a bilancio. Ora fortunatamente dal 2015, in base alle norme nuove contabili, non si vorrà più fare, vediamo che altro si inventeranno. Non volevo però portare la discussione fuori tema, invece sì. Quello che ha detto Marino rispetto alla motivazione che ha dato per rimanere invece sullo scranno più alto del campionato. Ripeto, questo sindaco, questa amministrazione, anche questa maggioranza, anche grazie al contributo di Sella, ha fatto delle cose coraggiose. Io penso alla discarica di Malagrotta, no? Che in questa città per 30 anni era diventata il buco nero dei rifiuti. Marino e questa giunta l'hanno chiusa, e questo è un titolo di merito. Il bilancio, poi vedremo i debiti, ma ha trovato una situazione disastrosa. Ma tutto, noi potremmo discutere ore sulle cose positive o le cose negative che il sindaco e la giunta e la maggioranza hanno fatto. Il tema è un altro. Il tema è se ci sono le condizioni, alla luce di un'inchiesta che è iniziata il 2 dicembre, oggi ha la sua seconda tappa, non so se ne avrà altre, ma che è evidente che l'amministrazione comunale è condizionata fortemente sia nella parte marcia, ma anche nella parte positiva, perché questa amministrazione al momento, ma chi è che firma un atto anche corretto nel momento in cui sai che c'hai tutti i fari della magistratura e dell'opinione pubblica su tutto? Allora io credo che il tema non è se Marino è stato un bravo sindaco o un cattivo sindaco, perché faremo un dibattito politico normale, siamo in una situazione straordinaria, di fronte a una realtà straordinaria ci vogliono atti straordinari. Per questo io credo che non basta all'attuale sindaco dire, e ha ragione, io sono onesto, ma bisogna capire se ci sono le condizioni per andare avanti. Io penso, Giubileo, candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024, in quale contesto lo facciamo? Io avanzo la richiesta che il sindaco questa discussione e questa la riflessione nelle prossime ore la faccia con i partiti che lo sostengono, la faccia in consiglio comunale, perché poi il consiglio comunale è il luogo in cui questa discussione va fatta, perché ci potrebbe anche essere, siccome siamo in una fase straordinaria, lo dico, se questa legislatura continua perché si decide di andare avanti, io chiedo anche al Movimento 5 Stelle, fate la vostra battaglia per lo scioglimento, ma se non si scioglie, di fronte a una fase straordinaria, possiamo aprire una pagina nuova su due o tre punti per questa città? E io credo che questa interlocuzione noi la dobbiamo aprire anche con il Movimento 5 Stelle. Anche perché l'alternativa è interloquisco, appunto, aggiungo degli elementi al dibattito. Corretta la richiesta di presenza del sindaco Marino, abbiamo richiesto anche oggi nella Capigruppo, purtroppo oggi il sindaco non c'era, non ci sarà neanche domani, si è preso tempo oggi in Capigruppo, noi siamo usciti perché insomma ci siamo sentiti effettivamente presi in giro, perché in questa fase che il sindaco non sia presente ci sembra cosa assolutamente grave. Riguardo alla collaborazione del Movimento 5 Stelle, noi come abbiamo sempre detto
coerentemente, alleanze non ne facciamo, ma sui temi, sulle proposte che sono coerenti al nostro programma o che comunque sono utili per i cittadini, noi siamo pronti a collaborare. In questa consiliatura noi abbiamo votato, emendato e migliorato diverse proposte. Cioè possiamo trovare, se la legislatura va avanti, al di là delle opinioni, 3-4 punti che magari ci traghettano da qui a un anno alle elezioni. Guardi, facendo tre cose, sulle cose che sono utili, insieme alla città, coerenti al nostro programma, ma le dico di più, anche non previste nel nostro programma ma utili per i cittadini. Noi siamo stati, siamo e saremo sempre pronti a collaborare. Voglio aggiungere però anche un'altra cosa, perché chiediamo le dimissioni del sindaco Marino? Allora, il 15 giugno, oltre a tutto quello che è successo, ma il 15 giugno scadono i 3+3 mesi prefettizi. Già il fatto che ci sia una proroga, insomma, è cosa abbastanza anomala, ci risulta che non vi sia mai stato o che comunque vi sia stata rarissimamente. Io mi chiedo quali possano essere le conseguenze devastanti per il comune di Roma di uno scioglimento e di un commissariamento per mafia. Roma, la capitale d'Italia, che figuraccia internazionale andiamo a fare? Per cui veramente chiediamo un atto di responsabilità al sindaco Marino, anche per evitare una figuraccia a se stesso, di dimettersi, che si vada immediatamente a votare, che questa città soprattutto abbia un governo di cittadini onesti. Oggi c'è stato un vertice nella sede nazionale del Partito Democratico tra il presidente della regione Zingaretti, il sindaco Marino, il commissario del Partito Democratico di Roma e presidente del partito a livello nazionale Orfini, al termine del quale proprio Orfini ha tenuto una conferenza stampa. Questo è il passaggio che abbiamo scelto, che può racchiudere il senso delle dichiarazioni di Orfini. Ma in una situazione così delicata è del tutto evidente dagli atti, dagli eventi, che le amministrazioni di Ignazio Marino e di Nicola Zingaretti sono stati un baluardo contro la criminalità e il malaffare, e che quello che sta emergendo emerge anche in parte evidentemente grazie all'attività di denuncia e all'attività amministrativa che la Giunta Marino e la Giunta Zingaretti in questi anni hanno messo in campo. Evidentemente, come risposta a questa moralizzazione, a questa maggior trasparenza nella vita amministrativa della città da noi introdotta, la risposta della criminalità è stata quella di aggredire l'amministrazione, cercando i punti deboli, e mettendo in campo un tentativo di corruzione di massa, cercando i luoghi in cui inserirsi per resistere all'opera di moralizzazione che c'è stata. Ed evidentemente qualcuno anche nel nostro partito, e noi questo lo abbiamo detto subito con la dovuta durezza, ha ceduto. Chi ha ceduto evidentemente dovrà pagare il suo debito con la giustizia fino in fondo, non è degno di stare nel Partito Democratico come in nessun'altra organizzazione seria di questo paese, ed è ovvio che chi ha rubato e chi si è fatto corrompere deve sparire dalla vita politica, e noi lavoreremo per questo. Il punto, De Vito, che vuol far emergere Orfini è che dopo la prima ondata dell'indagine Mafia Capitale, il Partito Democratico, con un commissariamento stabilito dal Partito Nazionale, con alcuni personaggi che sono stati costretti alle dimissioni, anche coloro che non l'avevano fatto, ha cominciato a far pulizia al proprio interno e di conseguenza dando trasparenza all'attività amministrativa. Non vi convince questa lettura? Ma vede, queste sono analisi postume e tardive. La pulizia deve essere fatta prima. Il sindaco Marino ha vinto anche con i voti di questi esponenti, quindi comunque è un'elezione che sotto questo profilo è condizionata. Orfini poi dice che il sindaco Marino è stato un baluardo alla legalità. Noi sinceramente questo lo contestiamo. Dopo il 3 dicembre abbiamo reclamato con forza che venisse riattivata la commissione trasparenza, che visto che il precedente presidente è risultato indagato e si è dimesso, la commissione trasparenza è proprio quella che deve vigilare sulla regolarità delle procedure, sull'affidamento degli appalti. Abbiamo reclamato questa presidenza con il consigliere Virginia Raggi. Da allora, dal 3 dicembre, questa commissione, che è una commissione obbligatoria, speciale, ma per diciamo una commissione obbligatoria prevista, non è stata riattivata. Quindi sinceramente tutte queste opere ci sembrano postume e tardive, mettere assessori alla legalità, nominare commissari. Queste attività di pulizia del partito, delle liste del partito, dovranno essere
fatte prima delle elezioni, come fa puntualmente il Movimento 5 Stelle, non voglio essere autoreferenziale, ma è così, abbiamo la regola che non presentiamo indagati, noi siamo coerenti, gli altri lo dicono ma non lo fanno e poi ricorrono a soluzioni tardive, ma quando ormai i buoi sono già scappati dalla stalla. Vi chiedo ora un po' di pazienza, ma per capire di cosa stiamo parlando, qual è il clima che negli ultimi anni si è creato intorno alle amministrazioni, in questo mix di attività imprenditoriali che attraverso i rapporti con le istituzioni, con il mondo politico, cercavano di trarre vantaggio, anzi, stando alle carte dell'inchiesta, traevano vantaggio da questi rapporti attraverso metodi corruttivi. Allora, partiamo con le intercettazioni, le ultime intercettazioni, quelle che sono la base di queste nuove ordinanze, con una conversazione telefonica tra Buzzi, presidente della Corriere del 29 giugno, e un suo collaboratore, a proposito del ruolo di Carminati nell'organizzazione. Noi c'eravamo sul centro di prenotazione dell'ASL, un lavoro da 2 milioni come formula, forse pure di meno, come formula sociale, esce dalla gara regionale e abbiamo detto scusa, ce la facciamo insieme, ci riesci, 2 milioni a noi, ah no, me lo devono dire, sì. E non ce la potevo lasciare, allora io ho chiamato Massimo e Massimo è andato da Gramazio. Siccome lì è una gara a 4 lotti, uno è dell'opposizione. Certo. Ma sicuro, eh. Ma lì è un sacco di cose che ho fatto. È grande, lui è grande. Su Ostia pure, grazie a lui, anche se lui non direttamente, però grazie a lui che si è affidato. Oh, la campagna ha messo dei soldi, ha messo 500 milioni di euro, ma la ripresi? Ah, a giugno ha ripreso tutto, a fine ha ripreso, gli avrà guadagnato 300 mila euro, aspettate. Noi sentiamo altre, su questa mi soffermerei però, al di là della questione del campo Rom con il guadagno dopo i soldi investiti da Carminati, lì però si parla di un appalto dell'ASL con 4 lotti, uno spetta all'opposizione, insomma questi però sono meccanismi che conosciamo e che esistono probabilmente da sempre. Il salto di qualità, vi chiedo, è che per aggiudicare o far aggiudicare questi appalti piccoli o grandi arriva la dazione economica in cambio, perché poi di partiti, movimenti, aree politiche che favorivano le attività imprenditoriali di riferimento, insomma ne sono piene le testimonianze e non sempre si è trattato di qualcosa di illegale. Certo. Beh, è evidente che io sono uno solitamente molto duro, diciamo, quando ci sono i fatti, molto più cauto sulle intercettazioni. A me pare che la novità di questa seconda fase dell'inchiesta, per quello che ho potuto capire, che ci sono fatti elencati in maniera puntigliosa. Io sulle intercettazioni ambientali telefoniche avrei molta cautela, ovviamente sono una parte di un'accusa, però si può dire di tutto, ma poi bisogna trovare l'elemento concreto, no? La prova concreta che quello che dici si è effettivamente realizzato. Io credo che siamo di fronte a un salto di qualità. Qui non c'è il sistema tradizionale di corruzione, a me pare, che è un sistema che ovviamente, al di là dell'ipocrisia, ha imperato negli anni di Tangentopoli e poi è rimasto forse anche negli anni successivi. Qui c'è l'impresa che diventa direttamente amministrazione e l'amministrazione che diventa impresa. Cioè, a me pare che la caratteristica, una volta se avessimo parlato della mafia in Sicilia avremmo detto la mafia si fa Stato, no? La mia generazione è nata, no? Diciamo, su questo tipo di lettura. Ora qui mi viene da dire, io non so se è un fenomeno mafioso in senso giuridicamente inteso, solo un fenomeno associativo criminale, compito dei magistrati stabilirlo. A me pare che però il passaggio di qualità è che si fa comune la parte criminale e la parte politica diventa contemporaneamente anche parte imprenditoriale. E questo rende assolutamente diversa la lettura di questo fenomeno rispetto agli anni di Tangentopoli. Questo, la prossima intercettazione si lega proprio perché insomma, la parte imprenditoriale e malavitosa, perché lì c'erano sia Buzzi che Carminati,
questa opinione, questa considerazione ha della politica e degli esponenti politici che lavorano nell'amministrazione. Sentiamo. Sì, grazie comunale, devono stare i nostri ordini. Anche ovviamente dovevano dire tu, non te pare qua. Perché c'è stato rispetto a qua, tu lo sai chi sono io, lo ricordi sì, per dove sono. Rispetto, io sono sincero, che io rispetto a qua, però non riesci a rispettarlo tu. Rispettiamo anticipati, non accordi, Non so quanti sono quelli che rispettano anticipati, c'è una grandissima credibilità. Se ci ponevamo un dubbio anche su dove può essere il salto di qualità tra associazione normale e criminale, associazione mafiosa, l'aspetto della minaccia di Carminati dice non vuoi rispettare gli accordi, ti ricordi da dove vengo io, lì forse è un elemento. L'altro aspetto è vi pago, rispettate... Vi pago anticipatamente, mi pare, no? Se capisco bene questa intercettazione. E quindi è evidente che siamo di fronte a una vicenda che è una vicenda drammatica per l'amministrazione comunale, per la regione, perché non si, il confine, per questa la questione del se esistono le condizioni per andare avanti, secondo me è tutta sul tavolo, perché il confine è assolutamente labile, dinamico, anche nella buona fede, anche di chi non c'entrava niente con questa accrocco di associazione, perché anche qui l'ipocrisia, Salvatore Buzzi lo conoscevano tutti a Roma, no? Io quando sento dire qualcuno, io non lo conosco, stai mentendo, perché se no a Roma non può essere se sei stato nell'amministrazione, anche perché era addirittura un punto di vanto Buzzi. Allora, il problema è quanta gente è caduta in questa rete, anche inconsapevolmente, no? E allora come si fa a dire che puoi andare avanti come se niente fosse accaduto? Devo dire sinceramente, non lo conoscevo e non lo conosco, comunque veramente, battute scherzi a parte, c'è da rimanere basiti a sentire una cosa del genere. Qua altro che amministrazione Casa di Pietro trasparente, qua c'è un'amministrazione che non agisce secondo criteri di evidenza pubblica, ma fa accordi, apprendo la regola che se ci sono 4 appalti, 3 sono della maggioranza, 1 dell'opposizione. Veramente una cosa scandalosa e che lascia libidi. Tra l'altro, mi lasci dire anche questo, oggi è emersa anche un'altra intercettazione dove Buzzi, ovviamente vanno prese con il beneficio dell'inventario per carità, ma sostanzialmente afferma che con altri 3 anni e mezzo del sindaco Marino, appunto, dice sostanzialmente lasciamolo lì, con altri 3 anni e mezzo del sindaco Marino e del capogruppo che conosco, cercheremo bene di capire chi è, visto che peraltro proprio nel periodo di quella telefonata non sappiamo se si riferisse al PD chiaramente, ma comunque il PD ha fatto un avvicendamento del capogruppo, sostanzialmente dice con il sindaco Marino siamo a posto altri 3 anni e mezzo, quindi per la verità non è proprio così. Ricordo il testo, Buzzi il testo dice, se vinceva Alemanno stavamo a posto, e fa pure il nome degli assessori, Tredicine che è uno degli indagati è arrestato, andava lì eccetera eccetera. Con Marino adesso datemi 3 anni e mezzo perché col capogruppo che conosco, questo era il tenore non ricordo il dato testuale, però insomma è un'intercettazione pesante, ne esce fuori veramente un quadro insostenibile. Questa consigliatura il sindaco Marino ne deve prendere atto, è finita, bisogna tornare alle urne con liste pulite e dare un governo onesto a questa città. Nella precedente ondata di arresti con le intercettazioni del dicembre scorso aveva fatto notizia, era stata l'intercettazione ripresa a livello nazionale e internazionale, la filosofia del mondo di mezzo di Carminati. Qui invece abbiamo un altro filosofo, in questo caso Buzzi, che espone la sua filosofia della mucca da mungere. Sentiamo. Senti, te lo danno mia Dio, me lo devi fare però. Che te lo fa? È una ragazza. Oh, ma scusa, ma lo sai la metafora? La mucca deve mangiare. Metafora io glielo dico sempre al mio amico, mi dice non mi rompe il c***o, perché se questa è la metafora lui ha già non si è fatto. Quindi ma mi rompe... Fagli l'elenco della mangiatoia, Dio. Ti voglio bene, romper c***o. Cioè, è possibile che Salvatore a noi ci risponda? Sì, ma io investo su di te, lo sai che investo su di te. Ti do il nome e il cognome? Dammi il cellulare.
No, però digliela, guarda che ha detto Bussi che chiama, mucca. Ma io guarda, ieri mi ci ha mandato e ha detto sta cosa, tu non hai capito, mi ci ha mandato, dice non ti può rispondere così amico Salvatore, perché noi già fatto. Il colloquio è tra Salvatore Buzzi e uno strettissimo collaboratore dell'ex presidente dell'Assemblea Capitolina, Coratti. Ci troviamo a ripetere e a fare gli stessi commenti. Il passaggio che faceva Cento prima, siete d'accordo nello stilare 3-4 punti e andare avanti con la consigliatura? Il punto che non mi è chiaro, perché su questo secondo me potrebbe esserci una divisione, è se con Marino Sindaco o in un'altra situazione istituzionale. Dal punto di vista tecnico, se Marino si dimette si va alle elezioni, non è prevista con la normativa attuale, come accadeva una volta prima del 93, che in consiglio comunale si trova una soluzione diversa. C'è la possibilità di un commissario, però a quel punto si scioglie il consiglio. Io credo ognuno faccia la sua battaglia, è legittimo, il Movimento 5 Stelle chiede lo scioglimento, SEL pone un problema al sindaco in maniera molto chiara, molto netta, rispetto a una verifica se esistono le condizioni per andare avanti e in che modo. Se però il Consiglio Comunale e quindi l'attuale sindaco rimangono in carica, la mia domanda e la sollecitazione che faccio, siccome non si può far finta di niente, se esistono le condizioni per elencare 10 delibere su cui ci troviamo d'accordo, perché stanno nel programma del Movimento 5 Stelle, stavano nel programma di SEL, magari ce l'aveva qualcuno anche il Partito Democratico condivisa da entrambi, lavoriamo per applicarle, e quindi 10 punti precisi e poi si va al voto. Potrebbe, di fronte a una cosa straordinaria, possono anche avvenire fatti straordinari, e quindi di fatto a quel punto il sindaco Marino diventa il notaio di 10 delibere decise in sede consiliare. Io dico questo perché la mia preoccupazione da cittadino, io non ho incarichi politico-amministrativi in questo momento, quindi faccio politica per passione, no? È che la città si trova a un braccio di ferro per qualche giorno, poi rimane l'attuale consiglio, l'attuale sindaco e non succede niente. Invece qualcosa deve succedere. Anzi, con il rischio di paralisi amministrativa. Qualcosa deve succedere. Cioè, se si scioglie è successo una cosa enorme e si va al voto. Se non si scioglie perché la maggioranza dei consiglieri comunali vuole rimanere in carica, allora vediamo se si può fare un passetto invece che un passo. Rispondo ben volentieri. La nostra istanza principale alla luce di questi fatti è che il sindaco si dimetta, anche per evitare a Roma e a se stesso la figuraccia di un commissariamento. Però quello che noi abbiamo sempre detto, noi non facciamo alleanze, questo non significa che non si lavora, noi siamo stati sempre presenti lì, purtroppo con una maggioranza che non c'è stata, che ha fatto costantemente mancare il numero legale, e con un sindaco che si è visto poco. Ad ogni modo, sulle proposte che sono in linea col nostro programma, che comunque fanno gli interessi dei cittadini, noi ci siamo stati, molte proposte, sia nostre che però del Partito Democratico. Se il sindaco si dimette, automaticamente arriva un commissario. Se il sindaco si dimette, si va a votare. E ritorno al discorso che facevo prima, perché io ho insistito sul bilancio? Perché tra le nostre proposte che abbiamo avanzato in commissione revisione della spesa e non solo, noi abbiamo individuato moltissimi sprechi nel bilancio del Comune di Roma, oltre 500 milioni di euro. Perché insisto sul bilancio? Perché questa giunta, in linea con la giunta Alemanno, ha mantenuto gli stessi identici sprechi. Si parlava prima di Ama, della chiusura della discarica di Malagrotta, ma con questa giunta il piano finanziario di Ama è aumentato di quasi 80 milioni, arrivando alla cifra record di 800 milioni. I romani sono i cittadini che pagano le tasse più alte d'Italia. Per questo insistiamo, fare dei bilanci del genere e mantenere questi sprechi significa mantenere anche questi sprechi di Mafia Capitale. Noi su questo siamo ben disposti, abbiamo stilato il documento e le proposte. Nei bilanci del Comune di Roma si possono risparmiare oltre 500 milioni, abbiamo indicato dove. Quando il PD vuole farlo, noi siamo sempre ben pronti. Sempre ben pronti ad approvare le proposte che vanno a favore dei cittadini. Su questo piano ci troveranno sempre. Però oggettivamente ci sembra che ad oggi, per quello che si è visto, non ci sono le condizioni perché questa consigliatura possa andare proficuamente avanti. Le altre reazioni politiche, ne sentiamo alcune raccolte da Francesco Albanese.
L'assalto al Campidoglio è già partito, va dalla Lega e arriva fino al Movimento 5 Stelle, passando per Fratelli d'Italia. Che cos'altro deve accadere perché Marino se ne vada e si torni alle urne? Matteo Salvini commenta così i nuovi arresti a Roma per l'inchiesta Mafia Capitale. Marino deve dimettersi subito, tornando al voto al più presto. Stesso concetto espresso da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. In galera chi ruba? È il commento di Matteo Renzi al termine dell'incontro con la presidente del Cile, Michelle Bachelet. Un paese solido, dice il presidente del Consiglio, è quello che combatte la corruzione con grande decisione e grande forza, mandando chi ruba in galera. Il Movimento 5 Stelle non sta a guardare. I grillini furono i primi lo scorso dicembre ad andare dall'allora prefetto Pecoraro per chiedergli lo scioglimento per mafia del comune. Questa è l'ennesima prova che il sistema dei partiti è totalmente marcio, attaccano i grillini romani, ivi incluso il PD romano, già commissariato, che governa indegnamente questa città e che è totalmente coinvolto nell'indagine con diversi suoi esponenti. Cos'altro deve accadere prima che il sindaco Marino dimostri un sussulto d'orgoglio dimettendosi? Si chiede invece il capogruppo della lista Marchini in Campidoglio, Onorato. L'assessore Capitolino alla legalità Sabella sottolinea invece, per quanto riguarda l'amministrazione, se uno va a vedere l'elenco delle persone coinvolte in questa ordinanza, sono quasi tutti ex, datemi un sistema per licenziarli, conclude, e io mando a casa tutti i corrotti. Applauso al lavoro della Procura dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, un lavoro importante e utile per fare chiarezza e rafforzare la legalità nella pubblica amministrazione. Da parte nostra in Regione in questi due anni abbiamo fatto di tutto per governare bene, rafforzando la legalità e la trasparenza. Andremo avanti così, sempre più determinati. Il livello di corruzione e collusione è pesante, dice invece la leader della CGIL Susanna Camusso. Finora abbiamo parlato della situazione dell'Assemblea Capitolina, dove insomma, per numero di persone coinvolte la situazione è più pesante. 100. C'è il rischio di ricadute politiche anche sulla giunta regionale? Vicenda della Regione Lazio, e lì c'è tutto il nodo della sanità, dell'appalto sulla centrale unica. Io credo che anche la Regione è sconquassata, ci sono stati alcuni dirigenti che sono stati indagati, vi erano state le dimissioni di Venafro nelle settimane precedenti. Però la Regione Lazio, fatemelo dire, quando Zingaretti ha avuto un merito, anche a caro prezzo, che non ha voluto ricandidare nessuno dei vecchi consiglieri. E questa non è cosa da poco. Se l'analisi che noi facciamo di questa cricca di potere, di malaffare, affonda le sue radici negli anni dell'amministrazione di centrodestra in Campidoglio, con un rapporto trasversale poi con il Partito Democratico, al comune quella zavorra, fermo restando il principio di innocenza fino alla sentenza di eventuale di condanna, il PD se l'è portata dietro. In regione la parte politica, diciamo, del centro-sinistra, del Partito Democratico, è intatta. I consiglieri regionali sono tutti di... È intatto, vengono tutti dal centro, cioè Gramazio si porta, lui ha rinnovato completamente. Questa è stata, lì nasceva soprattutto per le vicende conseguenti allo scandalo dei fondi ai gruppi, no? Quello di mettersi a riparo. Però alla luce anche di quello che sta accadendo, mi pare che questa scelta fatta allora da Zingaretti lo mette più al riparo rispetto alla giunta comunale. Poi vedremo, perché qui ovviamente si vive. Poi sono i quadri intermedi, quelli amministrativi. Ma lì è un problema. L'amministrazione, ovviamente, su questo non è che possiamo dare colpa né al sindaco, né al governatore, né a nessun altro, se ci sono impiegati e dipendenti pubblici che vanno contro il proprio dovere d'ufficio, perché quelli non li può cacciare nessuno. Quindi stanno lì. Ovviamente c'è un tema di rotazione dei dirigenti, c'è un tema che va affrontato, però a me pare che la differenza tra il comune e la regione in questo momento stia in questo fatto, e non è casuale che anche in regione il Movimento 5 Stelle usa un tono diverso rispetto a quello del comune, perché secondo me questo elemento è un elemento di diversità non di poco conto. So che solitamente tenete i comparti molto, molto distinti, però insomma una valutazione molto dura, voglio sentire, diciamo, oggi ospite, ovviamente anche capogruppo, sì, anche il nostro gruppo in regione ha chiesto le dimissioni di Zingaretti, perché comunque c'è un coinvolgimento anche a livello regionale, insomma, a parte Gramazio che è del PDL, insomma ci sono anche lì, o di quel che ne resta del PDL, ci sono anche lì consiglieri
o comunque esponenti della maggioranza. Sicuramente non siamo a livello del comune, come pure del municipio decimo Ostia, dove appunto il presidente del municipio, quello che era stato definito il miglior presidente di municipio, oggi risulta agli arresti cautelari. Su questo ci tengo anche a dire che il 27 giugno faremo un'ulteriore notte dell'onestà, in questo caso a Ostia, anche qui per reclamare che questo municipio abbia il governo che merita. Che giornata saranno le prossime in Assemblea Capitolina, De Vito? Beh, se sono come quella di oggi, ci troveremo davanti banchi vuoti, consiglieri assenti, anche quelli che potrebbero stare sui banchi di maggioranza, come li abbiamo visti assenti in questi due anni. Quello che noi abbiamo chiesto è stato che quest'oggi in Capigruppo è stato che il sindaco venisse a riferire immediatamente. Noi ci auspichiamo, visto che il sindaco Marino ha detto che il Comune di Roma sarà una casa di vetro. Quindi aspettate un confronto direttamente con il sindaco. Ci aspettiamo un confronto col sindaco e che il sindaco venga a riferire in aula ai cittadini, come è giusto che sia, su questi fatti. Pronostico, vista la lunga esperienza, lunga militanza di Paolo Cento, come andrà a finire l'esperienza amministrativa di Marino? Io credo che non reggerà a questo scossone. Credo che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, prevarrà una valutazione politica coerente con il cambiare tutto. Grazie, grazie a entrambi, grazie a Marcello De Vito, grazie a Paolo Cento. Torneremo inevitabilmente a parlarne, se vorrete, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Subito dopo la pausa pubblicitaria cambiamo argomento, parliamo e torniamo su quello che è accaduto a Boccè. Oggi peraltro ci sono delle novità, ma è in là anche per tornare a parlare di omicidio stradale, provvedimento ancora fermo al Senato. Lo faremo con un ospite tra poco.